Allora, ti voglio rispondere a una domanda molto molto frequente. Buongiorno, dottor Villeneuve. Ho fatto un finanziamento con Mediocredito e ora mi chiedono anche dei beni personali perché sono stato in difficoltà economica. Ti voglio dare questa informazione perché è fondamentale. Dal 2020, dopo la pandemia, tantissimi finanziamenti sono stati fatti con la garanzia dello Stato. Mediocredito o anche altre forme, Confidi, tutte queste garanzie dove lo Stato garantiva la banca per darti credito. Cosa accade? Che la banca, che è furbetta, che simpatici, a volte non lo sanno neanche quelli che lavorano in banca. Allora, parliamoci chiaro, le banche in questo momento stanno licenziando un sacco di operatori bancari, lo sappiamo. Da Unicredit, da Gruppo Intesa, hanno messo in cantiere di mettere uffici ormai tecnologici dove quello che sarà lo sportello piuttosto che il consulente bancario verrà eliminato piano piano. Perché? Perché non serve a niente, ok? Anzi, disturba quasi la banca. Detto questo, ti voglio dire, questa normativa, secondo il discorso dell'istituzione delle garanzie statali, che è la 662 del 1996, dove, secondo legge, impongono espressamente il divieto, si chiama, di doppia garanzia. Allora, cosa accade? Questa banca, queste banchette, questi consulenti, ti fanno un prestito, un mutuo, una qualsiasi forma di credito, con la garanzia dello Stato, ok? Spesso è all'80%, ma se tu hai la garanzia dello Stato, caro mio demente, perché vuoi anche la mia di garanzia? Perché vuoi una sovraesposizione di garanzia? Quindi vuoi la mia fiducia, vuoi l'ipoteca sulla casa, vuoi l'ipoteca sul capannone? Allora, questa cosa qua non è possibile da fare. Quindi ci sono già tantissime sentenze, in questo senso si va a smontare quello che è la sovraesposizione di ipoteca piuttosto che di garanzia. Ok? Si può fare assolutamente. Mi viene in mente la prima a Torino, il 4 luglio 2023, è stata una delle prime, dove il Tribunale di Torino, che non è un tribunale simpaticissimo, perché c'è gli amici del gruppo Intesa, dice che non si può fare una sovraesposizione di garanzia. Questo cosa dà come possibilità a tutte le persone che hanno ricevuto pignoramenti, oppure la casa è in asta giudiziaria, piuttosto che i diversi beni mobili e immobili, di potersi opporre, avere uno strumento di opposizione che è potentissimo. In questo periodo purtroppo c'è tanta gente che è pignorata. C'è una guerra silente, un po' nascosta, dove nessuno ne parla, neanche la televisione pubblica. Ma c'è un problema che è reale. Tantissime persone oggi hanno dei pignoramenti. Società come Unicredit hanno aperto agenzie immobiliari, che si chiamano proprio Unicredit. Quindi questo è. La cosa che dovrebbe far riflettere, faccio l'esempio di Unicredit, che è una banca dove tu ci metti i soldi, ma anche le altre, Unicredit in particolare, dove non è italiana. Cioè, tante volte ti preoccupi, società estere, chissà chi sono questa gente. Allora, guarda, ti voglio fare un esempio. Spero di essere stato chiaro sulla sovragaranzia. Quindi se tu hai garantito, ma anche per altri casi, non solo per i finanziamenti di medio credito, se hai fatto delle garanzie che sono quasi il doppio, cioè hai preso 100.000 euro, ti hai chiesto 300.000 euro di garanzia, si può smontare. È motivo per smontare, smontare un precetto, un pignoramento, un'asta giudiziaria, è bel motivo.
Quindi se hai bisogno www.deciba.it o www.gaetanovilno.it, va bene? Detto questo, ti voglio dare questo elenco, ma per farti rendere conto, guarda, ti puoi fare anche lo screenshot, sono dati rilevabili, perché fa fare delle riflessioni, cioè almeno una mente senziente, ok? Allora, il 41% degli azionisti è negli Stati Uniti, Unicredit, il 25% Regno Unito, il 22% in altri paesi europei, non si sa quali, il 7% in Italia e il 5% nel resto del mondo. Cioè, Unicredit ha dei soci solo al 7%. E questo non dà neanche la possibilità di un patto sindacale. Infatti, ai poveri bancari le lasciano a casa con un calcio nel culo. Detto questo, che l'asset manager più importante, che è il 512, è del fondo BlackRock. Vai a vedere chi è BlackRock. Allora, quando tu metti i soldi, adesso ti ho parlato di Unicredit, ma ci sono anche altre banche, forse è meglio dei BCC locali, se proprio devo scegliere. Quando metti i soldi nella tua banca preferita, Unicredit, che è bellissima, tutta colorata, devi sapere che nel 93% delle volte i tuoi soldi non sono gestiti da italiani, soci italiani, quindi sono tutte società estere. Se domani, che ne so, succede qualcosa ai tuoi soldi, poi vai a fare causa a non si sa chi. Okay? È vero che dicono il bail-in copre fino a 100.000 euro, ok? Chi copre fino a 100.000 euro? Dove le vai a prendere i soldi dopo? Come per i diamanti? Stai attento, fatti un asset difensivo, stai attento, uomo avvisato, mezzo salvato. Ok? Quindi, se hai fatto un debito con medio credito, hai un pignoramento, hai un precetto, hai difficoltà, hai fatto una sovragaranzia, quindi è facile da andare a leggere, quindi hai fatto medio credito all'80%, più ti ha chiesto una fiduzione omnibus piuttosto che un'ipoteca, si può smontare e si può togliere, va bene? Questo è fondamentale, è importantissimo, va bene? Quindi, magari non riguarda te, ma riguarda tantissime aziende che sono davvero in difficoltà in questo periodo. Ok? Lo dico a te, lo dico anche a te, avvocatuzzolo, che magari non sei del mestiere, gnognogno, che no, non è vero, non è vero. È vero, ti ho fatto vedere la normativa. E quindi questo è. Va bene? Per i miei amici, ci vediamo venerdì a Londra, sarò a Londra, quindi ci incontriamo con un po' di gente anche lì. Va bene? Andiamo nella tana del